Oh Giuseppe, oh David, chi è? Un parla di chiuri politica, ora parla di seminchiato, la casa di Celentano, la signora Mercù, Mercà, Mercazzo. Oh, avete a parlare di politica, o PD in caduta libera, non ne parlate che è in caduta libera. Renzi è morto, Consip, chi è? Consip, Parenzo, Consip, sai cos'è Consip? Se c'era ragina il suo scandalo, Parenzo, ci cagavi la minchia, ci cagavi sapete dove e quanto, ora, silence, vero pare, silenzio, non se ne parla, Consip, Tiziano Renzi, il babbo dell'amico tuo, Matteuccio, nella merdaccia, Parenzo, a parlare di cose buone, non di cose che ti commenta a te, Parenzo, Consip, parlate un po' di Consip, dai, 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 Romeo, Romeo, ministro Lotti, ma cazzo, ma ne parlate di questa cosa o no? Oppure è un tabù, tabù, tabù. Siete miei da siete, merda concienzata, avete a parlare di cose che avete con me a buati, indegni di merda, bastardi maledetti massoni schifosi, massoni di merda. Ecco, non ho capito bene il passaggio sui massoni, no, caro questo, Davide. Questo povero svitato evidentemente non ha ascoltato le puntate nelle quali... Chiamalo, bravo. Pronto. 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 Non rispondi. Ci siamo. Ci siamo. La conosce la famiglia di Parenzo? Ci siamo. Mamma mia. Dai, rispondi, codardo. Che cosa c'è? Ah, eccolo qua! Che cosa c'è? Hai tu, ho finito di mangiare, mi stavo fumando la sigaretta e ben quietate. Ma eccole qua, i 5 stelle di Olè. Personaggetto, personaggetto, sei un personaggetto. Personaggetto io, sta cura come padre, come ti chiami? Parenzo si chiama, pronto, pronto. Allora. Pronto, chi parla? Parenzo allora, parla. Come siamo messi con questi 5 stelle? Con Renzi, la Consip, allora vai, comincia, comincia. Qual è il problema? Argomenta, dimmi forza. Tu, dimmi un po' tu. Ma non ho capito, perché abbiamo... Tu cosa ne pensi? Come mai non ne parlate? Ma chi te l'ha detto che non ne parliamo? Ma chi te l'ha detto? Ma ne parlate poco e niente. Io mi immagino una cosa del genere. Sì. Che sarebbe successa alla Raggi. Allora? Cosa succedeva da parte vostra? Che il pandemonio. Ma non quale solo tu, ma tutti. Quale ma non quale solo tu, Gioia, tutti. Ma perché tutti, non sta succedendo il pandemonio, scusa? Gioia ma che mia. Sta succedendo? Mi stanno parlando dopo quanto? Dopo mesi? Ma quando non mai? Ne hanno parlato? Ora, siccome a Renzi l'hanno buttato, che vogliono puntare su un altro, sì, allora non ne parlano. Ma di questo si tratta, se lo vogliono levare dai coglioni. Il grande complotto. Sì, però non è sbagliata questa cosa il qua. Grande complotto. Non è sbagliata. Scusa, no, però... non è sbagliata, ormai lui è bruciato e quindi si stanno affidando a quello là, l'amico di Parenzo. Scusa, signor... ministro, come si chiama? Ma scusa, ma non hai detto che il mio amico era Renzi prima? No, in una telefonata precedente. Tu lecchi culo a tutte bande, tranne Parenzo, che degli idioti tu come te. Tu lecchi culo a tutte bande, tranne che degli idioti, tranne che degli idioti come te. Tranne che agli idioti come te. Scusi, signor Cicco. Ma a me non me lo devi leccare, tu, perché non me lo faccio leccare da te. Tu non servi a nulla. Siccome ma tu, a che tu cazzo non servi? Servi a niente. Io servo niente. Più di te. Tu servi, sei solo, io invece servo, servi a solo a farci guadagnare servo, tanti Parenzo soldi, perché insultandoci ci fai guadagnare molti no, soldi. No, no, quello non è sbagliato, quello è perché sbagliato. Perché ci fai fare grande ascolto, quindi grazie. Ho capito. Scusi, ho capito. Signor 5 Stelle, alla fine va in povertia pure, giusto? Dunque, per signor 5 Stelle, sì. Ma perché tu saremo massoni? Dovresti pulire le scarpe, dovresti venire a pulirmi le scarpe. Ma perché saremo massoni? Scusa, spiegami sta cosa qua. Allora, voi non siete massoni, però siamo in mano a dei massoni bastardi maledetti. Ma chi sarebbero sti massoni? E voi fate il loro gioco, quindi di conseguenza se fate Grillo, il loro gioco, perché non ma la Raggi la è massona, la Raggi. Perché non parlate delle cose che ma stanno la Raggi succedendo. Che sta massona. Pizzarotti è massone, Pizzarotti. Ma che c'entra l'euro? Che c'entra l'euro? È tutto, la causa è l'euro, la causa di tutto è l'euro, la causa di tutto questo. Ma che c'entra l'euro? Ma poi il tuo amico fanno quello che cazzo vogliono. Ma il tuo amico Grillo non era prima contro l'euro, adesso non si capisce. Qual è la posizione? No, lui vuole fare il referendum. Appena si fa il referendum, poi si vede se l'Italia vuole rimanere nell'euro oppure se ne vuole andare. Ma chi è Beppe?
Beppe. Parenzo, tu manco hai, come si dice, l'onore Beppe è un numero uno. Beppe, che fai soldi con i suoi spettacoli teatrali, Beppe. Un Beppe Grillo che fa le piccioli facendo gli spettacoli con comico. Lui ha fatto un comico. Parenzo. Che succede? Non ho capito. Il PD non avrà neanche il 10%. Vi faccio un pronostico. 10%, ma quale 10%? Comunque ti abbraccio forte, sai? Ti abbraccio. Ti abbraccio come si abbracciano i matti. Capito, quelli che sono un po' matto, tarati, gli dai del matto? Quelli un po' tarati, ti dico la verità, quelli un po' spostati, si abbracciano. Picchiato in destra, sei picchiato in destra. Sempre meglio di te. Ma vai in televisione, Cruciani. Guarda che vai in televisione, Cruciani. Cruciani quando parla non parla sempre solo per leccare il culo. Ogni tanto tu invece lo fai. Ma hai dato del massone. Testa di cazzo, figlio di puttana, pezzo di merda. Ma queste cose non te l'ho dette mai. Non dire minchia, adoro. O mi mettere cose in mucca da io. Ma scusa, tu perché parli? Perché alle 8:15 di sera mangi? A Palermo mangiano tutti più tardi. Perché? Che lavoro fai? A che ora ti alzi? Ma che cazzo te ne fotte? Ma che lavoro fai? Tu che lavoro fai? Come mi chiama e non lo devi sapere. Ma che lavoro fai? Lo spacciatore? Che fai?